Andiamo a parlare del mondo subacqueo con un esperto di questo settore, ma andiamo a vedere prima il servizio che abbiamo realizzato, la cartolina di presentazione. Dall'immersione in apnea in costante crescita di popolarità e in continua evoluzione tecnica, la subacquea che ti conduce alla scoperta delle bellezze naturali sommerse in ogni angolo del pianeta. Ed ancora, dalle tecniche di salvataggio e primo soccorso per prevenire e gestire situazioni di emergenza, alle immersioni avanzate, ai corsi per istruttori per i diversamente abili, perché sott'acqua tutto è diverso, anche la disabilità, fino ai corsi di archeologia su aree di interesse archeologico. Tanti sono le ragazze e i ragazzi, le donne e gli uomini che si avvicinano sempre più al mondo subacqueo, al mondo dell'immersione. Una vera e propria passione che non nasce dall'oggi a domani, perché la subacquea non è un'attività che si inventa all'improvviso, ma un qualcosa che ti appartiene, che ti fa sentire a casa e ti estranea dal mondo per qualche ora. E per entrare a far parte di questo meraviglioso mondo bisogna essere preparato e affidarsi ad esperti. E a Caia diamo il benvenuto ad Annino Festa, consigliere regionale delegato didattica subacquea FIPSAS. Benvenuto Annino, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito, grazie. Ma grazie, ci possiamo dare del tu Annino, anche se in questi Sì, giorni non ci siamo mai riusciti, ma ce lo sicuramente, diamo del sicuramente. tu, dai. Prego. Ok. Certo. Da dove ti stai collegando Annino? Ora da casa, quindi il previsto c'era Ah, andato ad non sei Avellino, andato il ad previsto Agropoli collegamento ad stamattina? Agropoli non ci sono stato, ci andrò domani, sempre delle ragioni legate alla subacquea, quindi Ah, stavo lì. allora Nino, grazie Sì, alle immagini, no, no, grazie a voi. che ci hai fornito sia attraverso la FIPSAS, quindi la federazione che è amica di Telenostre Prima TV, noi siamo amici Sì, della infatti. FIPSAS. Ma anche attraverso Submania di Agropoli noi abbiamo realizzato questa cartolina grazie ai vostri video, no? Che ci avete fornito. La vostra è un'attività davvero importante. Il mondo subacqueo è bellissimo. Vi invidio anche perché io non avrei il coraggio, ecco, di immergermi. No, va bene, appunto, la giusta paura, insomma, c'è qualcosa che serve, perché effettivamente lanciarsi a capo, diciamo così, senza una giusta condizione nel mondo subacqueo, effettivamente, insomma, cioè si rischia, tant'è che noi possiamo dire che l'immersione più sicura è quella fatta a 0 metri per 0 minuti, quindi, insomma, lascia capire, insomma, le grandi linee quanto va presa con le pinze, insomma. Tante attività, ma sei in modo particolare, quando l'ho scoperto sono anche rimasta davvero meravigliata, no? Sei un archeologo subacqueo. Sì, io sono archeologo, certo, sì. Quindi tu fai queste immersioni alla scoperta di reperti, di No, allora, storia. va bene, in effetti, come tutto quanto accade nell'archeologia, il lavoro degli archeologi è legato all'archeologia preventiva, quindi insomma, in effetti, quando bisogna creare delle strutture a mare o delle condotte o anche le fosse dei frangiflutti che voi vedete lungo la linea costiera a protezione della costa, in effetti in aree particolarmente interessanti, vabbè, poi in effetti se diciamo la Campania è un'area dove il tratto di costa che va diciamo da Sapri sino nell'area al nord di Napoli è stata interessata da presenze insomma, antiche, quindi ogni volta che si crea qualche struttura a mare per pose varie l'indagine archeologica c'è sempre, insomma, è la stessa stregua di quella che si fa anche per quanto riguarda la geologia terrestre, no? Per quanto riguarda il contesto diciamo, un po' ottimale legato alla terra per costruire poi delle abitazioni. La stessa tipologia si applica al mare, quindi a meno che poi non ci sono delle aree di particolare interesse legate a delle presenze di delitti, allora lì, beh, applica tutto quanto il sistema di ricerca che non è legato all'archeologia preventiva, però noi comunque come federazione facciamo dei corsi di avvicinamento alla subacquea, quindi per neofiti appassionati dove loro
apprendono insomma le nozioni di base per poter salvaguardare, perché semmai un occhio non attento a volte passa su dei cocci, piccoli cocci, insomma, dei puntali di anfora o degli orli, e semmai li legge come delle cose, diciamo, cioè abbastanza insignificanti, invece sono delle piccole presenze che comunque rimangono sott'acqua, Cioè, quindi c'è molto da Annino, vedere ancora. Sì. voi fate tante attività, no? Come FIPSAS, siete istruttori, fate dei corsi, corsi poi destinati a tutti, a uomini e donne, non c'è, diciamo, chiunque di noi può avvicinarsi al mondo subacqueo, vero? Sì, certamente. Ma noi allora, noi partiamo dai bambini, dai mini sub, insomma, già dall'età di 8 anni i bambini possono accedere pian pianino alle attività, insomma, legate al mondo della subacquea, sia per quanto riguarda l'apnea e anche sia per quanto riguarda, insomma, l'uso delle bombole. Ma e poi, insomma, si allarga anche paradossalmente, anche se poi tanto paradossale non è, anche al mondo dei divertimenti abili, insomma. Chi, cioè, purtroppo è costretto, come i tetraplegici, i paraplegici, su una sedia a rotelle, effettivamente una volta che vanno sott'acqua, loro quel limite legato alla forza di gravità che li ancora, ahimè, su quella sediolina, sott'acqua invece l'abbandonano, cioè l'abbandonano e vivono delle dimensioni di mobilità che sulla terra emersa sarebbero impensabili. Quindi anche questo, diciamo, un aspetto. C'è legato anche a un aspetto sociale, insomma, che rivolge anche l'attenzione a delle persone che comunque fanno uno sport che è vicino al mare, cosa che Annino, insomma quindi non potrebbero possiamo fare. dire che il vostro settore, il mondo subacqueo, è per tutti, non c'è disabilità. No, assolutamente. Ma cioè, figurati, Emilia, anche per i ciechi, addirittura il cieco, perché va a sviluppare degli elementi tattili, cioè proprio nella gestione delle mani, particolarmente, diciamo, diverse da quello che accade anche da chi è normodotato, che effettivamente, pur non vedendo, ma lui riesce a percepire con il tatto il mondo marino. Quindi cioè, Però si che raggiunge bella addirittura cosa. il paradossale che addirittura in acqua particolarmente torbide, dove anche un normodotato avrebbe difficoltà, si preferisce addirittura andare a far operare il cieco perché a livello, diciamo, tattile riesce a sentire tutto ciò che tocca meglio di chi poi vorrebbe vederlo. Quindi effettivamente il mondo apre un'altra sensazione, il mondo subacqueo, dico. Un'altra sensazione a livello proprio sensoriale molto diversa, perché poi in effetti tutto ciò che va a regolamentare la nostra attività subacquea, che appunto, anzi no, l'attività terrestre voglio dire, che sono sempre i sensi, quindi il sentire, il vedere, il toccare, il guardare e quant'altro, sott'acqua tutti questi sensi vengono completamente modificati o addirittura annullati. Quindi si crea un'altra, cioè, dimensione di adattamento all'acqua, che non è per tutti quello che c'è questo. Allora, anche a volte mi è capitato anche di persone che con grandi abilità natatorie, però l'approccio a mare, che è legato molto anche all'aspetto psicologico, alla psiche, cioè, va a limitarlo, perché insomma la paura, giustamente, è non vinta, anche se supportata da una buona attività natatoria, non, poi non produce insomma, un buon Certo. subacqueo. Quindi E, insomma. Annino, Sì. ovviamente tutto si svolge in sicurezza, quindi Ovviamente sì. rivolgiamo un appello ai nostri telespettatori. Le immersioni si fanno con gli esperti, bisogna Certamente sì, certamente. prepararsi, perché sennò ci potrebbero essere seri danni. No, ma guardate, alla fine. No, ho detto anche prima, insomma, cioè, probabilmente l'immersione più sicura è quella fatta a 0 metri per 0 minuti, no? Quindi si usa dire così in subacquea, quindi non esiste l'immersione sicura, però cioè, viene resa sicura da un'attenta e anche meticolosa, cioè, preparazione. La FIPSAS e i nostri corsi in genere basano tanto alla formazione di base, insomma, quindi apprendere l'ABC, classico ABC, insomma, dove tutte le tecniche, insomma, che vengono apprese, che poi vengono anche potenziate con corsi
anche di livello successivo, ma formando, se dire, una attività pratica che rende, diciamo, cioè attività sportiva sicura. Quindi è importante fare un corso e farlo per bene. Quindi questa qua c'è a prescindere, è la condizione sine qua non che permette appunto di rendere poi l'immersione sicura. È chiaro che poi, come tutti quanti gli sport, e questo in particolare, è uno sport dove ci si deve allenare con una certa costanza. Quindi fare l'immersione in cella di 1 o 2 volte all'anno non significa nulla, ma è importante andare a praticare con una certa costanza. Certo. E poi, insomma, affidarsi sempre a dei centri che garantiscono una sicurezza, insomma, dove poi in effetti il tutto non è soltanto legato al grado di preparazione, ma anche al contesto organizzativo che sta alle spalle. E noi, per esempio, il nostro circolo, anche con il nostro diving di Submarina di Agropoli, con cui collaboriamo ormai da vari decenni, e che io sono tra l'altro il direttore tecnico, nonché un fondatore, noi perseguiamo, insomma, questa stessa, cioè, linea guida ormai da diversi anni. Annino, ti Sì. lascio perché dovrai andare ad Agropoli da Submania, quindi Sì, iniziare la tua giornata. infatti. Annino, da quanti anni fai parte del mondo subacqueo e perché sei entrato a far parte del mondo subacqueo? In chiusura, è una curiosità. No, allora mi lega a più di 30 anni, sono quasi 35 anni che praticamente faccio questo sport, quindi sia in apnea sia con l'ara, con le bombole. E poi sono quei piccoli legami, insomma, che uno vive da bambino, che io ricordo ai tempi cioè dei filmati di Jacques Cousteau, io scappavo dal corso perché alle 8:30 dovevo andare a vedere il programma con Jacques Cousteau, con Ennio Falcò, Sesto Continente e quant'altro, cioè sono quelle cose che effettivamente sono innate nelle persone, che poi uno si ha possibilità, e grazie a Dio ha avuto la possibilità, perché sono quelle forti passioni che uno vive dal di dentro e poi la porta avanti, sino pian pianino a diventare istruttore. E lo faccio ancora con passione, quindi nonostante insomma la mia grande età, ma tuttora mi invergo anche d'inverno, quindi insomma c'è ancora lunghi anni, spero, di poter andare sott'acqua. Ma certo, Annino. Io ti ringrazio perché attraverso te abbiamo acceso i riflettori su questa attività davvero importante, sul mare, sul mondo subacqueo in modo particolare. Ti devo far conoscere un mio amico che ha la passione per le immersioni. Poi ti Vabbè, può darsi naturalmente che lo conoscerò, comunque insomma, o può Ok. darsi che sia addirittura mio allievo, insomma, è molto probabile che No, sia così. non credo allievo, però no, mi dice di no, però c'ha la passione per le immersioni. Guarda, potreste fare un bel po' di cose insieme, così. Va bene, Va mi bene. farà piacere conoscerlo, mi farà Annino, piacere grazie ancora alla conoscerlo. Grazie, FIPSAS, a grazie a te voi e a dell'invito. Submania Agropoli. Grazie mille. Grazie ancora. Buona Ciao. giornata.